Carissimi amici, benvenuti sulla di l'arte. In questo programma abbiamo attraversato dei mondi, dei spazi, dei luoghi interiori attraverso la pittura, attraverso l'arte. Siamo entrati in una dimensione che esiste solo nella nostra anima, nel nostro interno, in tutto quello che è nel nostro cuore. Io ho cercato di spiegarvi fino adesso delle tematiche che riguardano la fede, che riguardano l'amore, che riguardano il senso della vita, che riguardano anche il destino di ogni essere vivente, di ogni uomo in questa terra. Ho cercato sempre di avvicinarvi al Signore attraverso questo mezzo che è l'arte che il Signore mi dà in disposizione. L'arte, concretamente pittura, in questo caso, ha una base, ha una parte nascosta nelle mie pitture, quella che è il disegno. Disegno è una parte che nei miei quadri magari non si vede lì per lì, però c'è sempre, perché io, essendo pittore figurativo, qui si apre un altro tema, perché che cosa vuol dire figurativo? Oppure che cosa vuol dire astratto? Che oggi l'arte è tutta rovesciata, tutta piena di caos, di tanti correnti che magari uno dice: ma per dipingere, per trasmettere qualcosa che sento nel cuore, cosa devo fare? Chi devo seguire? Quali esempi? Io, della mia piccola esperienza, vi posso dire che qui in questo paese, in Italia, siamo in un paese che è stato privilegiato per in tutta la storia dell'arte, tra tutti i paesi, di avere delle risorse artistiche che sono di altissimo livello, il più alto livello mondiale. E questo è proprio il motivo per cui io sono venuto qui in Italia, perché volevo imparare da grandi maestri dell'arte italiana, soprattutto quelli del Rinascimento, partendo da Giotto fino a Caravaggio. Ci sono dei artisti straordinari che ci donano non solo una grande visione della nostra fede, che la Chiesa poi, grazie a Dio, li ha coinvolti per esprimere tutta la bellezza che è nella fede cristiana, che è soprattutto in quella cattolica, dove si rivela veramente la parola Gesù, ma c'è anche la Madonna. Infatti, se voi pensate, l'arte italiana è carica, è ricchissima in tantissime immagini, sia di Gesù, della Madonna, dei santi. È lì che dobbiamo cercare di imparare. Allora, se parliamo dell'arte in generale, come possiamo non parlare dell'arte figurativa? Altrimenti, quali mezzi abbiamo a disposizione per esprimere, per raffigurare, per mettersi dinanzi ai segreti della fede, ai misteri della fede, se non proprio attraverso un'immagine che ha una forma? E se la forma è una parte molto importante, se non più importante del quadro, la forma per descriverla ha bisogno di un disegno, ma bisogna essere tracciata. Ed ecco che qui proprio si presenta questo mezzo molto efficace, se noi lo usiamo bene, per poter almeno fare il primo passo. Primo passo per recarsi davanti a queste tematiche che la Chiesa ci propone, che la nostra fede vive, e dobbiamo ancora nuovamente tradurre questi misteri in qualcosa che si vede, perché l'occhio vuole la sua parte, come ho già detto altre volte, l'occhio vuole la sua parte, che noi vogliamo vedere. Quando parliamo dei misteri della fede, vogliamo vedere qualcosa che non è visibile con i nostri occhi umani. L'arte serve proprio a questo. Allora, tornando al discorso di disegno, che sarà il protagonista di questa puntata di oggi, parleremo proprio del disegno. Prima di parlare di disegno, volevo intanto farvi capire che il disegno, come il disegno della salvezza, pensate il disegno di Dio. Io magari parto sempre da un spunto alto.
partiamo sempre dal Signore, dal Dio, dalla creazione. Quando Dio crea l'universo e dice si è fatta la luce e distingue la luce dall'ombra, che cosa c'entra con disegno questo? C'entra molto, perché la luce e l'ombra, il chiaro e scuro, è proprio ciò che il disegno ha a disposizione. Perché a differenza della pittura che applica i colori, che sviluppa i colori, e ci mette tante tante altre cose, che la pittura è, diciamo, è più vasta, possiamo esprimere anche più cose in stili diversi. Il disegno invece rimane sempre molto sobrio, molto, non direi rigido, ma semplice nella sua, nei suoi mezzi, perché si tratta di dare una traccia. Disegnare vuol dire di segno, segnare, quindi lasciare un segno, dare tracce. È quello che l'uomo, che essere umano, lo fa da sempre. Ogni cultura, in ogni tempo, ha sempre utilizzato questo mezzo, questo linguaggio del disegno, per esprimere qualcosa di importante. Se voi pensate ai primi disegni che si trovano nelle caverne, nelle grotte, poi pensiamo all'arte egiziana, l'arte bizantina, ma poi pensate anche all'arte greca. Qualsiasi arte utilizza questo mezzo, perché l'arte si esprime così, perché il disegno in qualche modo gli dà confini alla forma, quindi è necessario. Non possiamo imparare a disegnare, non possiamo imparare, scusate, a dipingere se non sappiamo prima disegnare. È un po' come un bambino che va a scuola e per prima cosa che gli insegnano devi imparare a scrivere, a leggere. È quello che stiamo facendo qui adesso. Io non è che riuscirò a insegnarvi a disegnare, anche se sarebbe bello parlare e magari approfondire questo argomento, perché è importante. Ma intanto vi voglio in qualche modo attirare da questa dimensione del disegno, con quale possiamo esprimere veramente tutto. Sembra un mezzo povero, perché si tratta solo di una matita che può essere di diversi tipi. Ci sono tanti tipi di matite, più grosse, più piccole, più dure, più morbide, ma non è quello il punto. Lasciando una traccia su una carta bianca, che non è altro che la luce, la tabula rasa, la nostra pagina bianca, il nostro foglio bianco, diventa lo spazio e la luce lo stesso momento, in cui noi cominciamo a dare prime tracce, primi segni, per riportarsi, per entrare in un'altra dimensione, una dimensione che sta nel nostro cuore. Io a questo punto interromperei, perché vorrei farvi mostrare un video che vi fa proprio entrare in questa dimensione, così magari riuscirete anche a capire meglio di che cosa voglio parlarvi oggi. Prego la regia.
spero che questo viaggio sulle ali dell'arte vi è piaciuto, siete riusciti a entrare in questa dimensione, in questo mondo del disegno, dove regna la luce, dove regna anche la presenza divina. In tutti questi dipinti, questi disegni che avete visto, c'è una presenza che si esprime nello sguardo, una presenza di una luce interiore che attraverso gli occhi, che attraverso lo sguardo in qualche modo si esteriorizza, esce fuori, emana. In alcuni casi questo sguardo, come avete visto anche di Gesù, questi sguardi parlano. Lo sguardo è molto importante. In questi alcuni disegni che sono riuscito a portarvi oggi, vedete questi ritratti, per maggior parte sono ritratti, che hanno questo elemento comune che li rende un po'... che parlano proprio di quello che vi ho detto adesso, dello sguardo, che in questa luce degli occhi possiamo leggere l'anima, possiamo decifrare qualcosa di queste persone, che sono bambini, sono persone adulte, c'è anche Gesù qui accanto a me. Questo Gesù che ha questo sguardo completativo, perché in questo sguardo possiamo anche leggere tutto quello che lui vede e quello che vive all'interno. Vedete, questo obiettivo di disegnare, di dipingere, di trasmettere un qualcosa che non si può descrivere con le parole. Infatti vi parlo di qualcosa che difficilmente si possa esprimere con le parole. Come in questo caso, come Gesù nei Getsemani, in cui lui vive tutta la sua futura passione che deve affrontare, affidando tutto al Signore, al Dio, e dando tutto il suo essere a Lui, alla sua disposizione, consente di fare di Lui qualsiasi cosa, questo sacrificio totale. Questo è grazie a questi mezzi. Qui abbiamo un disegno e una pittura. Vi ho portato questi due esempi perché vorrei anche mostrarvi cosa c'è sotto un dipinto, un quadro. È sotto questo disegno che nasce dal cuore, che nasce da un'esperienza vissuta all'interno e poi in qualche modo si concretizza, si materializza, si prende vita, prende corpo e poi prende l'anima con questo sguardo, con questa luce negli occhi. Io direi in questa prima parte sono queste cose che vorrei oggi in qualche modo farvi riflettere sul disegno che il Signore ha avuto per la nostra salvezza, per il nostro essere, per ognuno, per ciascuno di noi, per le nostre vite. Questo disegno che in qualche modo cerchiamo di realizzare con la nostra vita, con le nostre azioni. Quindi facciamo questo passaggio da un disegno a un'immagine definita, una pittura, un passaggio che dura tutta la vita, un passaggio che ci dobbiamo impegnare. È una metafora ovviamente quello che sto dicendo, ma riflettete anche su che cosa il Signore ha disegnato per voi, per ciascuno di voi nella vostra vita, e cercate di ascoltare questa voce, scoprire questo disegno che, come detto prima all'inizio, è fatto di piccoli grandi segni. Io penso che ciascuno di noi nella sua vita ha percepito questa presenza del Signore attraverso questi segni che disegnano il progetto per la nostra vita, per ciascuno di noi. Vi lascio con questa riflessione, tra poco ci vediamo, poi parliamo ancora di disegni. Grazie.